Sei stressato? In questa nuova serie approfondiremo il tema dello stress e degli effetti che può avere non solo nella nostra vita spirituale, ma anche in quella familiare e lavorativa. I testi sono ispirati dal libro di Joyce Meyer dal titolo Overload, sovraccaricato. In seguito ad un sondaggio che ho condotto, un lettore ha condiviso questo con me. Non riesco a gestire il mio stress, il che significa che quando mi trovo di fronte ad una sfida di qualunque tipo, mi stresso e posso diventare intrattabile con chi mi circonda. Questa testimonianza non è purtroppo un caso isolato. Gestire una casa o importanti responsabilità lavorative e persino la pressione di servire Dio può stressarci e farci perdere l'equilibrio. Lo stress ci fa male fisicamente ed emotivamente, ma anche spiritualmente, perché permette alle pressioni esterne della nostra vita di influenzare la nostra pace e la nostra gioia interiore. Lo stress è un ladro che prende tutto quello che può. Salute, pace, riposo, relazioni, risate. Lo stress è uno strumento pericoloso che il nemico usa per impedirci di gioire della vita abbondante che Gesù ci ha offerto attraverso la sua morte e resurrezione. E tu? Sei sotto pressione? Stressato? Lascia che ti incoraggi. Lo stress che stai vivendo non significa che c'è qualcosa di sbagliato in te, ma solo che sei un essere umano. Ecco la buona notizia per te oggi. Non devi vivere come il resto del mondo. Come credente puoi fare affidamento sulle promesse di Dio e credere che Lui stia operando il suo incredibile piano in te. La Bibbia dice: «Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie a sazietà alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno». Salmi 16:11. Dio ha in serbo per te una vita abbondante. La vita e la gioia si trovano alla sua presenza. Perché non fermarsi ora e passare un momento ai piedi del Padre? Ti invito a farlo. Gesù ti restituisce la pace che lo stress ti ha rubato. Grazie di esistere. Eric Sellerie.